Signori, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Qui la permanenza in casa continua e proviamo a fare qualche altro video sperando che a qualcuno possa interessare e magari essere anche utile. Oggi volevo condividere con voi una delle mie pesche preferite, la pesca al cefalo con la canna fissa. Mi sono portato qua l'attrezzatura che utilizzo, i galleggianti, realizziamo insieme la montatura e parliamo un po' di questa tecnica. Come attrezzatura utilizzo tre canne, una 7, una 8 e una 9. Questa è la 7 metri dell'Olympus che maggiormente utilizzo come canna da battaglia per peschi un po' più ignoranti, mentre la 8 e la 9 metri sono della Triana, molto adatte a una pesca molto fine. Questa è l'attrezzatura che utilizzo per la montatura, un po' di galleggianti sia ad astina fissa che multicolor, una mascotte di pallini, una mascotte di torpille, delle scalette su cui avvolgere la montatura e una scatoletta dove mi monto le varie tipologie di ami. Poi ho preso un po' di filo, in questo caso l'ho preso colorato e un po' più grande in modo che si veda nel video, e una girella. Di solito il filo che utilizzo per la montatura va dal 16 al 18. Allora, ipotizziamo di dover fare una montatura con un galleggiante da 2 grammi. Io utilizzo una torpilla da 0,75, 4 pallini da 0,10 circa, è una micro girella. Facciamo passare il filo attraverso l'anellino del galleggiante, mettiamo i gommini, ok. Dopo aver passato il galleggiante mettiamo la torpilla e una micro girella. Ecco qua. Una volta messa la torpilla vado a mettere i 4 pallini. Per la pesca al cefalo utilizzo una montatura molto secca in modo che scenda subito l'esca sul fondo. Ecco qua, questa è la semplice montatura che utilizzo. Ora non ci resta che mettere gli ami. Allora, io come ami utilizzo maggiormente questa tipologia gambo lungo e tonda. Spero che si veda. Di solito per numerazioni che vanno dal 16, 14 e 12. Faccio due braccioli, uno lungo circa 50 cm e l'altro circa 45, in modo che vengano leggermente sfalsati da 5-10 cm. Poi prendo questi due braccioli e li lego alla girella.
taglio l'eccedenza, ecco qua, e avremo i due braccioli sfalsati da una decina di centimetri sotto la girella. Dopodiché ipotizziamo di doverlo montare sulla 7 metri, prendo circa 6,60 m, massimo 6,70 m di filo. Quindi di solito mantengo sempre 30, 40, anche 50 cm in meno rispetto alla lunghezza della canna. Questo per agevolare sia il recupero di un pesce che la fase di presa della lenza quando dobbiamo reinnescare. Quindi sull'estremità superiore della montatura facciamo un'asola. Abbiamo visto anche il montaggio degli ami, ma io di solito quando mi preparo le montature a casa non li lego mai. Di solito prendo un pezzettino di nylon, faccio un nodo per creare una sorta di cappio, lo passo nella girella, e in questo modo prendo e monto. Metto la montatura sulla scaletta. Ecco qua. Ok. Questa è la scaletta con la montatura avvolta. Qui di solito ci metto un po' di carta gommata con scritto anche di quanti metri è questa montatura, così una volta in pesca togliamo la carta gommata, prendiamo l'asola e la mettiamo nell'apicale della canna. Ecco qua. Così possiamo togliere la montatura dalla scaletta e montiamo gli ami. Così sul posto possiamo decidere anche che tipo di ami utilizzare e che tipo di filo. Io gli ami me li preparo e poi li porto con questa scatoletta. Li lego su queste striscioline di polisterolo compresso, scrivendogli il numero dell'amo e la grandezza del filo. Così una volta in pesca tolgo da qua sopra e in pochi secondi rimontiamo sulla montatura che abbiamo preparato. Eccoci qua, abbiamo visto un po' come costruisco la montatura, vi ho fatto vedere un po' l'attrezzatura che ho, i galleggianti che utilizzo, la tipologia di ami, la scatoletta come mi preparo gli ami, come detto dal numero 14 al numero 12, i fili che utilizzo sono per lo più dallo 010 allo 014. Per l'azione di pesca, una volta arrivati sullo spot, monto la canna, prendo la montatura dalla scaletta, monto gli ami che decido a seconda delle condizioni quali utilizzare e sondo con l'amo più lungo, in modo che il galleggiante sfiori il pelo dell'acqua. Io come esca maggiormente utilizzo o la pastella o il pane francese. Ovviamente è molto importante in questa pesca pasturare, e se siete interessati vi metto sia il link qua sopra che nella descrizione. Ho fatto già un video su come affrontare una giornata di pesca al cefalo con la preparazione della pastura e della pastella. Un piccolo trucchetto che mi hanno insegnato, il trucchetto non so se lo possiamo chiamare così, vi consiglio di mettere nel tappo un po' di ovatta. Non so se vi capita, per questa tipologia di canna ogni volta che la si prende i pezzi sbattono sul tappo, rischiando così di poterli scheggiare. Ci metto un po' di ovatta e si risolve il problema.
Vabbè, ho condiviso un po' secondo me gli aspetti principali per questa tecnica, sperando di poter fare presto un primo video in pesca. Spero che possa essere utile per qualcuno, che possa essere di svago per chi sta a casa come me in attesa che si possa andare a pesca. Come sempre, se vi fa piacere iscrivetevi e alla prossima. Ciao ciao!